Radio Radicale con Roberto Giachetti al termine dei lavori d'aula, prima della ripresa delle 7, per parlare con lui della sua proposta di legge sulla liberazione anticipata. Allora, com'è andata oggi? E, insomma, c'è stato il rinvio a data da destinarsi, lo deciderà la conferenza dei capigruppo. Lei in aula ha fatto, dopo una giornata di frenetiche trattative, insomma, ha fatto un intervento molto duro. Cosa ha detto e soprattutto in che misura è preoccupato da questa proposta di abbinamento che ha fatto Carolina Varchi in aula? No, ma io sono soprattutto preoccupato per il fatto che c'è un'emergenza vera, che c'è una situazione esplosiva e che sta esplodendo. Guardate quello che è successo questa notte a Venezia, che fa seguito a quello che è successo in tanti istituti penitenziari e che il governo, diciamo, rifiuta di occuparsi del tema dell'emergenza e del sovraffollamento. Perché se avessero detto no alla proposta tua, ma abbiamo quest'altra soluzione, il collegamento che ha fatto la Varchi è una cosa ridicola, perché peraltro il presunto emendamento che dovrebbe modificare l'articolo che è toccato dalla mia legge, essendo un emendamento del decreto legge in vigore e il testo originario, è una cosa che non esiste, non c'è nessuna conflittualità, perché finché non è convertito il decreto definitivamente, quella norma eventualmente non esiste. Quindi materialmente e formalmente, ma era una cosa talmente ridicola che si sono messi a ridere tutti quando ha detto questa cosa. Il punto vero è che loro sanno che sulla mia proposta di legge ci sarebbero stati voti segreti. E loro sanno perfettamente che all'interno della maggioranza, la maggioranza, stragrande maggioranza dei parlamentari, è assolutamente favorevole, perché sa che questa è l'unica opportunità che c'è al momento in campo per intervenire sull'emergenza carceraria. Quindi la mia preoccupazione non è per l'approvazione o meno di me, cioè non me ne può fregare di meno, la mia preoccupazione è che la situazione è esplosiva. E io ho detto anche questo e lo ripeto, io ho il dubbio che, sapendo loro che la situazione sta esplodendo, stiano precostituendo le condizioni perché si crei una strategia della tensione nel nostro paese. Perché mettere insieme la costituzione dei reparti speciali della Polizia Penitenziaria, che è passata in qualche provvedimento di qualche settimana fa, la creazione del reato di resistenza passiva all'interno delle carceri, paragonandolo sostanzialmente alla rivolta, la resistenza passiva Ancora però. non è stato votato, No, no? però comunque all'ordine del Sì, sì, giorno lo sì. stanno inserendo. In più, non fare nulla con il sovraffollamento, la mia sensazione è che stiano precostituendo perché partano una serie di rivolte nelle carceri e loro possano dimostrare all'opinione pubblica che avranno un approccio pesante, securitario, di repressione. Tanto l'oggetto di questa roba sono sempre i disperati, gli sfigati, i carcerati, i delinquenti, i cattivi, che se vengono bastonati o vengono lasciati vivere, per modo di dire, in una condizione animale, non gliene frega niente a nessuno. Qualche 2 settimane fa, quando avete fatto la conferenza stampa con Rita, quando c'è stato il primo approdo del provvedimento in aula, si pensava a qualche settimana fa, tu avevi detto che bisogna trattare, continuare a trattare, perché trattare significa la speranza. Però oggi ho visto proprio nel tuo intervento in aula una reazione molto, molto negativa, come se non avessi avuto, non hai più, non avessi più speranza. No, ma la speranza, come diciamo, ci insegnava qualcuno, la si costruisce anche oggi, giorno per giorno, quindi ovviamente il mio problema è costruire le condizioni perché comunque si arrivi a un risultato. È chiaro che il mio intervento di oggi era molto duro per la semplice ragione che di rinvii ne sono stati fatti infiniti. Abbiamo iniziato a febbraio a occuparci di questa proposta di legge, abbiamo rinviato una, due, tre, quattro, cinque volte, sempre su richiesta della maggioranza, e noi ci siamo sempre dichiarati disponibili perché non abbiamo mai voluto prendere questa proposta di legge e piantare una bandierina. Noi volevamo concorrere a risolvere un'emergenza. È chiaro che dopo tutta questa cosa, il fatto che non ci mettano neanche la faccia e la buttino in calcio d'angolo e affossino la legge senza neanche farlo materialmente, ma con un artificio, è una cosa francamente insopportabile. Come siete rimasti con Pittalis? Perché ho visto che, per esempio, nell'altro ramo del Parlamento qualcosa degli emendamenti di Zanettin sono passati sul decreto carceri. Allora, visto che si pensa, non dico di abbinarlo, ma di farlo contestualmente, di riproporre la tua proposta di legge contestualmente con il decreto carceri quando arriverà qua, che idea ti sei fatto?
Ah, intanto mi sono fatto l'idea che voglio dirlo perché oggi io ovviamente ho attaccato Forza Italia e inevitabilmente anche Pittalis che ha preso la parola. Che io ho visto che ci stai parlando. No, io ritengo che Pittalis sia una persona per bene e che ovviamente si è dovuto fare carico di una decisione che è stata presa all'interno della maggioranza col concorso di Forza Italia e anzi gli ha dato onore che ci ha messo la faccia, anche se sono convinto che quello che lui ha detto oggi non ha convinto manco lui. L'ha dovuto dire perché ovviamente Forza Italia, che si era sempre esposta su questo tema in modo anche deciso e che io ho sempre riconosciuto, oggi purtroppo la realtà politica e dei numeri dell'aula ci dicono che Forza Italia è stata determinante per affossare la legge. Che cosa succederà dopo non lo so, io non so se loro riusciranno a ottenere qualcosa al Senato. Ho visto che l'unica cosa che avevano era l'emendamento Zanettini e lo hanno ritirato. Allora, quell'emendamento aveva comunque la possibilità di alleggerire un po' la pressione sul sistema carcerario. La riformulazione fa ridere i polli, toglie forse qualche tossicodipendente, non cambia assolutamente qualche ultrasettantenne. Sì, appunto, non cambia assolutamente nulla. Il problema è che le carceri stanno esplodendo, quello non risolverà il problema, come non risolverà il problema tutto il decreto. Vediamo che cosa succederà quando arriva qui il decreto, intanto comunque la capigruppo dovrà ricandalizzare la Camera. Se vuoi che ti dico come sarà il film sarà che approveranno un decreto vuoto e che però gli consentirà di dire abbiamo approvato il decreto, quindi non c'è bisogno della tua legge, e bocciano la legge. Se secondo te avranno anche il coraggio di approvare la norma Gandhi sulle proteste non violente all'interno? Sì, ti ho detto, sono... Ma sei convinto che lo faranno? Io sono perché convinto. Io vedo che praticamente c'è un rinvio dopo rinvio. Sì, ma rinviano per altri problemi, non perché abbiano, come dire, un po' di pudore, né su questo né con le madri in carcere coi figli. Quindi diciamo fanno un po' di ammuine, fanno un po' di scena, alla fine porteranno a casa, anche perché diciamo su questi temi le danze le menano in particolare la Lega e Fratelli d'Italia, e quindi Forza Italia purtroppo, come ho già detto, non riesce ad avere un ruolo equilibratore in una maggioranza giustizialista e manettare e securitaria. L'ultima cosa, sei contento del fatto che le opposizioni sono intervenute unite in aula da Azione fino a Sinistra Italiana, Verdi e Movimento 5 Stelle a favore della tua proposta di legge? Sono soddisfatto del fatto che in particolare il Movimento 5 Stelle, dopo un'approfondita discussione, ha credo cambiato un orientamento iniziale che era quello di astensione, decidendo invece di votare contro il rinvio. Rispetto al merito io sono lontano anni luci dalle posizioni del Movimento 5 Stelle, che peraltro dicono delle cose assolutamente campate per aria, cioè numeri dati così a vanvera, i 23.000 che loro hanno, non si sa sulla base di che cosa, siccome Scarpinato l'ha detto al Senato, adesso abbiamo, come dire, la santificazione di un numero che, cioè, se voi pensate i 23.000 manco con l'indulto che fece Prodi e manco con la legge, con la liberazione anticipata speciale che fu fatta dopo la sentenza Torreggiani, uscirono 23.000, quindi sono numeri dati a casaccio. Loro hanno una posizione contraria, ma io la rispetto, per carità, lontana anni luci, però apprezzo che almeno nella difesa della prerogativa di una proposta di legge che era dell'opposizione e che aveva tutto il diritto di essere discussa, si sono opposti a un artificio che voleva e è riuscita a impedire che ci si assumesse ognuno la responsabilità su un voto. Arriva la prima settimana di agosto, insieme col decreto carcere. Quindi sì, vedremo quando arriva il decreto carcere e vedremo che cosa faranno. Quindi forse poco prima della chiusura. A ogni giorno la sua pena, diceva quello, visto che parliamo di carcere. Vabbè. Grazie Roberto Giachetti.